colaboración a defender el interés en un congreso del trabajo. Con il maestro Alessandro Meacci, che è uno dei talenti più importanti che abbiamo in Italia, di lui il critico Renzo Crespi, che è uno dei maggiori studiosi del mondo, dice che è geniale, soprattutto nel suo lavoro di recupero del melodramma. Lui ha aperto questa serata perché è una serata dedicata all'eccellenza. È proprio con un talento così che voglio rappresentare tutto quello che si vedrà in questi tre giorni, perché l'altro ha molto integrato al suono, alle note del maestro Meacci. Grazie a tutti di essere qui, grazie al dottor Bava per questo invito prestigiosissimo e complimenti per il suo lavoro. Noi ci conosciamo. E il suono ci riguarda moltissimo, come in questo ambito. Severino Boezio e Ficino ponevano medicina e musica al vertice. Perché? Perché c'è un connubio strettissimo fra la ricerca medica e quella artistica, per quanto una sia coniugabile a livello scientifico e uno forse una musicale più a livello artistico. Comunque non mi addentro in questi temi tecnici, ma cercherò di allietarvi appunto sull'idea del suono adesso con un brano classico di Chopin. Quello di prima era invece un'ouverture, una riduzione pianistica di un'opera che andrà in scena il prossimo anno che ho scritto. E quale miglior posto di questo teatro per appunto parlare di opera, parlare di suono, parlare di musica e parlare ovviamente di medicina. Buon ascolto. Thank you.
discussione e devo dire anche il recupero del programma, che era contribuito molto. Perché oggi si parla del programma, è l'unica formula, una formula generale, una formula regionale per portare il grande pubblico a teatro, perché il musico con la parte in qualche modo ha intensizzato, ha organizzato lo spettacolo con grandi risultati di pubblico, ma ancora la ricerca artistica, e dall'altra parte il teatro musicale è esasperato la ricerca all'andamento pubblico. Quindi noi veramente italiano, il nostro prodotto più forte all'estero, musicalmente parlando, va a recuperarlo. Thank you.
cavallo di battaglia, un brano che lo ha reso famoso anche in tutta Italia, che lo abbiamo visto anche sulle TV nazionali. Maestro Meacci, a lei il pianoforte, così ancora le sue note e la troppo, sua bravura. Troppo buono. Grazie. Allora, il brano si chiama The Sound of Water, è il suono dell'acqua, l'acqua del Tevere, ma anche dello Ionio a questo punto direi, e durante la pandemia l'ho registrato in Rai. Voi e noi forse siamo le categorie più colpite, e quindi è un modo per raccontare quella stagione lì. Complimenti per quello che fate.